Ehi, buongiorno. Sai, ti ho visto che mi osservavi con tanto interesse e seguivi con quei tuoi bei occhi la mia struttura e il mio vetusto aspetto stagliato su questo colle da quel finestrino del treno che proveniva da Napoli. A me? Sì, sì, dico proprio a te che ti guardi intorno. Dici a me? Ma chi sei? Ma dove sei? Fatti vedere. Ciao, scusa se ti do del tu. Mi presento. Sono qui davanti a te. Sono il Castrum Matinalis. Per alcuni il Federiciano. Altri mi conoscono come il Castello di Ludovaco o il Matinale. Ciao, io sono Nicolò. Piacere di conoscerti. Cosa vuoi? Ormai, da molto tempo, vedo pochissime persone. Voglio solo dialogare con te e raccontarti qualcosa di me. Sono il maestoso maniero che domina tutta la valle di Suessola, situata su questo estremo lembo del parco regionale del Partenio. Vieni, accomodati pure. Entra, che ti racconto una storia. Scusami, posso riprenderti in video e fotografarti? Fai pure, amico mio. Oggigiorno è sempre più difficile trovare qualcuno che abbia voglia di ascoltarti, soprattutto ascoltare un vecchio come me. Osserva la mia fortificazione, la mia costruzione e le mie varie strutture. Ti confermeranno quello che ti sto rivelando. Sono stato eretto ai tempi dei Longobardi, dopo la distruzione dell'antica città di Suessola, su una struttura più antica già costruita per la custodia della valle, nell'anno 839 da Ludovaco, che prima di morire mi donò al conte di Acerra Cullezio. Fui restaurato dal normanno Ramperto ed ampliato ancora nel 1100, in occasione delle nozze di Margherita di Svevia, figlia illegittima dell'imperatore Federico II, celebrate nell'estate del 1247. Fui nuovamente restaurato nel XII secolo ad opera dei conti Maddaloni. Ospitai tra il 1131 e il 1166 il re di Sicilia Guglielmo il Malo e tra il 1232 e il 1266 Manfredi di Svevia, i duchi di Rebursa e ancora, in epoca angioina, il re Ladislao I e in epoca aragonese i Carafa. Quante storie potrei raccontarti a riguardo, ma non ora. Finireste per annoiarti e probabilmente mi manderesti anche a quel paese come è abitudine in questa epoca moderna. Nel 1437 Giovanni Vitellesco da Corneto, patriarca alessandrino, avendo fatto prigioniere l'Orsino, ricevette proprio qui nella sala reale il cappello cardinalizio dal Papa Eugenio. Dal 1443 al 1460 Giacomo Candida di Benevento fu il mio castellano ed io per un certo tempo fui feudo degli estinti duchi di Maddaloni. Nel XV secolo fui completamente abbandonato. Durante il periodo napoleonico, nell'anno 1799, il generale francese Chiapponnet, avendo notato la mia strategica posizione, dopo avermi sottratto alle truppe avversarie, senza fare uso della propria artiglieria pesante per non ferire la mia antica struttura fortificata, gli fissò la base del suo quartier generale, dando successivamente l'ordine di inserirmi fra le opere di interesse artistico che il Lavigni stava redigendo per Giuseppe Bonaparte, re di Napoli. Nel periodo del brigantaggio divenni il regno del brigante Mucusiello e ricovero di numerose bande che sempre con maggiore insistenza funestavano le terre del regno di Napoli. Agli inizi del Novecento fui donato dalla famiglia d'Aquino, principe di Caramanico, al barone Giovanni Barracco. Durante la Seconda Guerra Mondiale ospitai nel 1943 i comandi della Quinta e Settima Armata delle truppe alleate. Il colonnello Spencer John Brown, grande disegnatore e appassionato di opere d'arte, realizzò degli schizzi della mia maestosità che poi, nel 1949, espose a New York ad una mostra dei monumenti dell'Italia meridionale.
Vieni, visto che sei riuscito ad arrivare fin quassù, entra in questa stanza ed ammira l'intonaco affrescato alla maniera pompeiana, secondo la moda che si diffuse nelle dimore della nobiltà sul finire del XVIII secolo, all'indomani della scoperta di Ercolano e Pompei. Guarda ed esamina come l'inciviltà umana ha ridotto questa straordinaria decorazione murale, danneggiandola e deteriorandola. Alcune sezioni risultano asportate e trafocate da alcuni vandali al solo scopo di conservare un ricordo di un'escursione su questa collina di Cancella, arrecando in tal modo un danno inestimabile non solo a me, ma soprattutto a quelle poche opere d'arte che sorsero in questo territorio, assieme a tutti quei valori civili, sociali e politici che ancora oggi sono parte integrante della civiltà. Siamo rimasti nei millenni sopravvivendo a catastrofi naturali ed anche a sanguinarie e distruttive guerre per essere un punto di riferimento e di misura della creatività umana, lasciando profonde tracce nella cultura. Ed è proprio attraverso di noi, sia per gli eventi storici che per gli aspetti artistici, che la storia sfoglia le sue pagine con immagini di grandi suggestioni e testimonia l'opera della genialità e fantasia umana. E invece di tutelarci, guarda come ci trattano. Ma dove sei finito? Perché sei lì per terra? Ma tu stai piangendo. Che ti è successo? Sei caduto? Ti sei infortunato? No. Allora perché piangi? Sai, gran parte della tua storia mi era stata già raccontata da mio nonno, che era nato e cresciuto proprio qui. Poi si trasferì in Nord Italia per motivi di lavoro. Dai, raccontami tutto. Mio nonno si chiamava Nicola. Nei primi anni 60 conobbe mia nonna in una magnifica località della Liguria. Si innamorarono e si sposarono. Hanno sempre vissuto in Liguria, anche se quasi ogni anno venivano qui a trovare i loro parenti. Nonno era molto legato a questo territorio, perché qui aveva vissuto la sua infanzia e la sua gioventù. In questi ultimi anni aveva tanta voglia di rivedere questi luoghi, a cui era molto affezionato. Ogni volta che veniva qui, notava sempre qualcosa di diverso. Molte volte questi cambiamenti, dovuti sia ad un progresso economico che culturale, erano apprezzati perché portavano miglioramenti per tutta la popolazione. Ma molte volte provava tantissima rabbia per lo stato di abbandono e di incuria in cui versava questo territorio. Purtroppo il mio papà non è riuscito ad esaudire questo desiderio di mio nonno. Era stato colpito da un male incurabile e poco prima che potesse realizzare questo suo desiderio è partito per il suo ultimo viaggio. È andato in cielo, senza poter rivedere questi luoghi. Sai perché piango? Per tutto il degrado che mi ha raccontato. Sai che dispiacere avrebbe provato rivedendoti in questo immenso decadimento? Non piangere. Vedrai che il futuro sarà migliore. Lo ripeteva anche mio nonno, ma io noto che questa inciviltà è sempre più diffusa e che gli interessi privati prevalgono su tutto e tutti. Ma se continua così, dove andremo a finire? Quale sarà il nostro futuro? E quello dei nostri figli? Sai, ciò che è necessario per continuare a fornire buona cura per le vestigi del passato e della natura è completamente caduto nell'ignoranza durante l'era del materialismo. La vostra struttura non è una proprietà di cui possiamo spadroneggiare a nostro piacimento, né tantomeno è una proprietà solo di alcuni o di pochi. Le vostre mura sono un dono meraviglioso che le nostre origini ci hanno lasciato, perché se ne abbia cura e le si possono utilizzare a beneficio di tutti, sempre con grande rispetto e gratitudine. Io sono convinto che se quegli esploratori avessero saputo o ricordato che l'uomo è tanto più spiritualmente ricco quanto è più grande il suo spessore storico e che questo valore spirituale impoverisce drammaticamente quando ognuno di noi brucia alle sue spalle le testimonianze del passato, i simboli, gli oggetti e i documenti della civiltà da cui proviene, sicuramente avrebbero represso quel desiderio innato di asportare quel frammento d'affresco che così, isolato dall'insieme, non è altro che un banale ed insignificante ricordino. Purtroppo tutte queste brutte notizie e tantissimi incendi che ogni anno vengono provocati da tanti piromani mi fanno solo pensare che non ci sarà ancora un futuro che le prossime generazioni potranno guardare e vivere. Non prenderla così e continua a sperare in un mondo migliore. Vedrai
che piano piano, con l'impegno di molti giovani, supportati da tantissime persone di buona volontà, tutto cambierà. Io ne sono convinto, perché a supportare questo mio desiderio vi sono già alcune iniziative proposte e realizzate da tante persone che ancora credono che tutto sia possibile. Considera che ultimamente, in una domenica del mese di luglio, erano in centinaia coloro che si sono lasciati affascinare dalla suggestiva atmosfera della rievocazione storica messa in scena da più associazioni proprio in questo spazio situato ai piedi della mia struttura. L'evento prese il via con un corteo storico capeggiato dal Re Svevo, la sorellastra Margherita e il suo sposo Tommaso d'Aquino, il vescovo, gli ambasciatori, i banditori e i popolani. Personaggi in abiti d'epoca, gruppi di danza musicale medievale, giochi antichi e sapori del passato hanno contribuito a trasportare i visitatori nel 1255, raccontando la consegna delle chiavi della città di Napoli a Manfredi lo Svevo. Qui, grazie alle visite guidate organizzate per l'evento, è stato possibile ammirare i miei resti e scoprire la mia storia e architettura. La rievocazione è stata resa ancora più suggestiva e realistica con la preparazione di cibi preparati secondo le ricette tramandate dal Medioevo e giochi antichi, che hanno intrattenuto i visitatori fino al tramonto, quando è calata la sera su questa giornata che ha voluto raccontare un pezzo di storia della Valle di Suessola. Alcuni anni fa, per restituirmi alla comunità e rendermi fruibile all'intera società, perché sono ritenuto un monumento di alto valore per la vostra storia e identità culturale, venne presentato un progetto alla Regione Campania per la mia valorizzazione come sede di un parco letterario, che purtroppo non venne preso nella giusta considerazione dalla giunta dell'epoca. Grazie per tutto quello che mi ha raccontato. Sai, mio nonno mi parlava anche di un altro castello, quello di Maddaloni. Sì, anch'esso ha più o meno la mia età ed in gran parte si trova nelle mie stesse condizioni. Eccolo là, su quella collina. Grazie ancora e speriamo in un futuro migliore. Ora vado, voglio visitare anche il castello di Maddaloni. Far conoscere la vostra storia non è solo testimoniare il passato, ma è un passo verso la protezione, la custodia e la riqualificazione di questo territorio, delle sue bellezze e delle sue ricchezze. Dimenticare e cancellare le testimonianze del passato, i simboli, gli oggetti e i documenti della civiltà da cui si proviene, è come seppellire la nostra storia. Un paese senza memoria è un paese senza identità. Per questo cercherò di divulgare il più possibile la tua attuale situazione, per sensibilizzare non solo la promozione culturale del territorio, ma soprattutto il vostro recupero e la messa in sicurezza della vostra struttura, perché la cura degli altri, la cura del mondo e dell'ambiente deve diventare la vera strada politica del nuovo secolo che avanza. Ciao amico.